Ecco, Presidente, viene anche dall'incontro adesso con i direttori delle ASL. Quali sono le risultanze di questo incontro? Quali sono soprattutto appunto le azioni messe in campo dalla Toscana per l'emergenza coronavirus? Ma quella di oggi era una riunione, diciamo così, istruttoria, capire la situazione, soprattutto capire la situazione degli ospedali, capire la situazione sanitaria, per poter arrivare a assumere da qui alla fine della settimana dei provvedimenti che possano essere equilibrati per garantire da un lato la prevenzione a quello che sono i maggiori contagi e dall'altra la vita della comunità secondo canoni di correttezza e responsabilità per prevenire il contagio. Presidente, oggi si è superata la soglia psicologica dei mille nuovi contagi. Che cosa ci dobbiamo aspettare sia per quanto riguarda l'evoluzione ma anche per quelle che sono le misure che la Regione affronterà? Io avevo detto che la Regione si è sempre ispirata a quello che deve essere un coordinamento dei comportamenti a livello nazionale e quindi di rispetto di quelle che sono le indicazioni da parte del governo. Mi rendo conto che probabilmente dovremo arrivare a prendere dei provvedimenti, magari dei provvedimenti mirati, provvedimenti che possano disincentivare quello che sono gli assembramenti e quindi la possibilità di contagio. Proprio per questo stiamo lavorando su vari fronti e proprio nell'arco di un paio di tre giorni cercheremo di arrivare a un'ordinanza regionale che possa avere questa mira a comportamenti corretti e responsabili disincentivando gli assembramenti. Ci muoviamo su tre direzioni. La prima direzione è quella del trasporto pubblico. Io ritengo che sia importante attivare fin da domani quel tavolo di coordinamento a cui fa riferimento il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio, perché vi possa nel coordinamento e delle potenzialità del trasporto pubblico, quindi con quelle risorse, con quei mezzi che possano favorire una maggiore disponibilità e quindi minore concentrazione sui mezzi nelle ore di punta, però anche con l'aiuto dello scaglionamento degli ingressi e delle uscite da parte delle scuole, anche facendo ricorso a doppi turni, in modo da evitare quello che abbiamo visto con autobus pieni in cui è facile capire che il contagio procede in modo galoppante. In secondo luogo, noi dobbiamo capire come agevolare il lavoro dei comuni per poter disincentivare quegli assembramenti che si vengono a creare e che contemporaneamente possono essere fonte di contagio perché si riferiscono o a orari particolari o a luoghi particolari. È un po' la scelta del DPCM, aspettarsi dei provvedimenti da parte dei sindaci. Noi svolgeremo una funzione di coordinamento perché questi provvedimenti, laddove sono necessari, ci possano essere in modo da evitare il contagio. In terzo luogo, su quelli che sono spazi e luoghi commerciali. Alcune regioni hanno preso dei provvedimenti di chiusura il sabato e la domenica dei grandi centri commerciali. Stiamo studiando e stiamo cercando di capire se questo è necessario anche in Toscana. Ma su questi tre elementi, ovvero gli assembramenti, i trasporti pubblici, gli spazi commerciali, poi grava provvedimenti che noi dobbiamo prendere per salvaguardare il sistema degli ospedali e quindi come organizzarci per finalizzare i ricoveri nel momento in cui la situazione si potesse fare più difficile. Ecco, su queste quattro linee noi ci stiamo muovendo, ripeto, due o tre giorni e vedrete che cosa saranno i provvedimenti. Quello. C'è un dato che balza agli occhi di oggi, sono ancora 11.500 i tamponi fatti. Lei aveva fissato un obiettivo di 17.500, è preoccupato, come fare? No, perché la disponibilità c'è, il problema è che la domanda, ne abbiamo parlato con i direttori generali della ASL, noi abbiamo presentato l'offerta, il problema è che evidentemente anche rispetto alle indagini epidemiologiche che stimolano andare a fare il tampone, in questo momento il meccanismo, il sistema ha portato a questa offerta. L'importante è sapere che noi siamo disponibili a offrire una media, anche da un punto di vista di capacità operativa, di 15.000-17.000 tamponi il giorno. Se non ci sono è solo perché in questo momento il meccanismo non ha portato le persone a andarselo a fare.
Nei prossimi giorni sarà aiutato questo meccanismo dall'entrata in funzionamento sempre più di quelli che sono i test rapidi, quindi quei tamponi che possono non passare poi dal laboratorio ma dalla diretta visione. Quindi, governatore, c'è un problema di ritardo nel sistema di tracciamento che non riesce a star dietro? Assolutamente no, io non vedo un problema di ritardo del sistema di tracciamento, vedo semplicemente una situazione fisiologica che in questo momento ci porta a questo tipo di quadro organizzativo. È in realtà un sistema di tamponi che sta portando poi, essendo sempre più intenso, a questi numeri, ma io vedo la necessità soprattutto di darci un quadro nell'arco di 2 o 3 giorni per poter prendere provvedimenti che cercano di limitare il contagio. Ma quindi la situazione delle terapie intensive? La situazione delle terapie intensive l'avete visto, anche oggi è nell'ordine di 7, conseguentemente siamo a 76 terapie intensive utilizzate rispetto a un quadro che ci consente di dire abbiamo la disponibilità nell'arco delle 48 ore di poterne mettere a disposizione 500, quindi è ancora sotto controllo, però non ci deve tranquillizzare questo, cioè noi dobbiamo sapere che c'è un momento in cui le terapie intensive debbano essere sempre a pronta e immediata disponibilità, quindi è evidente che c'è comunque, anche se non c'è un problema sulle terapie intensive, il campanello d'allarme dell'aumento dei contagi e dell'aumento dei ricoverati. Ad esempio, oggi quello che diciamo è il segnale che mi dà più riflessione è il fatto che continuano a aumentare i ricoverati in ospedale. Lei ha parlato di assembramenti e di fare cose che hanno fatto per esempio in altre regioni, vuol dire che anche in Toscana potreste spingere i sindaci a chiudere per esempio i centri commerciali, anche nel Fiorentino ce ne sono diversi? Questi 2 giorni per me saranno momento di grande concentrazione nella consultazione di loro. Oggi abbiamo varato la giunta e vedete che quella che in altri momenti sarebbe la notizia e quindi le vostre domande al sottoscritto, oggi abbiamo impostato quello che è il lavoro degli 8 assessori, dei consiglieri delegati, in realtà finora non viene nemmeno considerato, ma io mi ci sono dovuto applicare, concentrare e abbiamo finito i lavori della prima giunta alle 14:30. Finalmente oggi io ho la squadra per lavorare e quindi già i miei assessori nei loro rispettivi campi di competenza stanno facendo questa indagine per rapportarsi ai sindaci, alle aziende, a coloro che ci possono dare le indicazioni. Nell'arco di un paio di giorni vedremo quali saranno le misure. Sicuramente vi saranno misure sia sulle indicazioni contro gli assembramenti, sia sul trasporto pubblico, sia sulla organizzazione degli ospedali. Grazie. Un'ultima cosa. Alla costa di Livornese, la città di Livorno si sente un po' penalizzata. Ma io ritengo che entriamo in una logica che deve essere quella di interesse generale, quindi al territorio di Livorno io dico che non si deve sentire penalizzata dal fatto che io dedicherò a quel territorio tantissima attenzione. Non c'è bisogno della medaglietta nel nome dell'assessore per poter rappresentare un territorio. C'è la garanzia di un impegno collettivo di questa giunta verso ciò che è necessario a Livorno, gli investimenti per la darsi in Europa, il nuovo ospedale. Io ho fatto proprio qualche giorno fa il sopralluogo con la direttrice generale della ASL, con il sindaco Salvetti e dobbiamo e vogliamo, e sono già stati fatti dei passi da quando io sono presidente, perché l'iter che porti alla realizzazione dell'ospedale nell'area ex Birelli possa andare avanti. Insomma, stia tranquillo tutto il territorio della Toscana, questa è una giunta che nel momento che si è composta e si è data delle responsabilità non darà un carattere preferenziale a nessuno dei territori. Vogliamo una Toscana unita, forte, coesa e soprattutto proprio in questo momento che dobbiamo affrontare questa emergenza.